Eccoci qua in una nuova avventura di Hogwarts. No, ok. È bella raga, stasera si dà di brutto con Hogwarts Legacy. Bene, incominciamo la nostra live. Prima ho fatto COD, adesso faccio Hogwarts. Quindi siamo al capitolo 9, quindi noi dobbiamo andare avanti. Nuova missione! Bene, che cosa ci sarà di nuovo? Nuova missione, andiamo su nuova missione, ragazzi, che qua bisogna andare, bisogna andare, perché bisogna andare. Incarico della professoressa, sì, ok, dobbiamo andarci, ma la mia domanda è... come ci si arriva? E adesso lo scopriremo insieme. Allora, riferisci al professor Fick della Salamoppe. Trova tutte le pagine mancanti. Ed eccomi qua io. Allora, adesso qua bisogna trovare le pagine mancanti perché noi dobbiamo andare dal professor Fig per... non lo so nemmeno io, quindi andiamo come bello Hogwarts. Adesso mi sono trovata nel mio gioco, quindi adesso se mi fa piacere. Non c'è niente, andiamo di qua, qua non c'è niente. Allora, chissà dove saranno queste cose qui che io devo trovare, non lo so nemmeno io, ma adesso le troviamo. Allora, adesso ci ando a vuoto. Sono scesa di qua? Sì, bene, adesso scendiamo di qua. Allora, di qua non si va da nessuna parte. Andiamo di qua. Andiamo su. Qua non c'è niente. Dobbiamo scendere perché ho visto una. Revelio. No. Devo fare reveglio perché devo prendere dei libri, no? I libri mancanti per vedere un po', perché io praticamente ho iniziato questa storia che non ero, sì, salve, che ero col professor Fig, però bisogna vedere un po' che cosa devo fare perché qua io mi sto perdendo. Andiamo giù di qua non si può andare, o sì. Non c'è niente. Non c'è niente. Ok, allora qua.
È là. C'è qualcosa là. Allora, io devo andare a fare le missioni. Perché se non faccio le missioni, io non so cosa fare. Queste sono tutte quelle che ho fatto. Vedi, questa qua la devo fare, ma devo capire un po' come farla. Queste sono già state fatte e queste le devo fare, penso. Ah no. Queste qui sono tutte quelle che ho fatto. Allora, io adesso andiamo qua, perché io mi serve l'aiuto, perché sennò veramente non... Però cambiamo un po' vestiario, perché... Ok, il bello di questo gioco è che posso cambiare. Mettiamo... Io sono Grifondoro, se volete. Questo è nuovo. Ma io preferisco... Questo. No, vabbè, teniamo questo. Però volevo cambiare un po'. Questo qua sembra più un cavaliere che altro. La bacchetta, qua c'ho tutte le mie bacchette, vedete? La bacchetta. Questa. Accessori braccia. No. Occhiali? No. Ok. No. Al collo? No, non c'è quello. Ok, allora andiamo qua a missioni, perché devo veramente, io devo fare questo. Questo devo fare. Devo fare questo. Ok, andiamo. Però io faccio un attimo reveglio perché devo trovare anche qualcosa. Però io adesso devo andare giù. Allora, sarà qua. North. Rebellion. No. Allora, devo cercare di andare. Che cosa c'è? Ah, la biblioteca. No, ce l'ho già stata. Quindi non ci devo andare. Posso. Allora, devo andare di qua. Ehi!
Dov'è andata? Avete visto anche voi, eh? Quella è chiusa. Ah, io devo andare laggiù, ma anche qua ci sarà qualcosa. Intanto mi faccio qualche giretto. Non posso salire. E allora andiamo di qua. Andiamo qua. Allora, io devo andare dove c'è quel coso lì che mi fa vedere nella mappa. Ma non capisco da dove arriva. Però. Piano piano ci arrivo. Rebellion. Niente, siamo rimasti qua. Andiamo di qua. Sicuramente mi fa vedere che sono quasi vicino a ciò che voglio fare io, perché no. Allora, dove devo andare? Voi come state? Spero bene. Se almeno. Devo andare un attimo dove c'è. Nella mappa lo vedete, no? Che c'è un simbolo. Allora, io devo andare lì, quindi mi ci vuole un po' prima di arrivarci. Però, se taglio la strada e rimango così, potrei arrivarci. Di qua muoio.
Sa che ci siamo, ragazzi, qua, eh. So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Eccola! Dai! Allora, se qua c'è questo, probabilmente io devo andare di qua. No, cavolo! Raga, dai. Ciao. Ragazzi, allora qua bisogna veramente farsi un culo della Madonna. Bisogna sconfiggere i bracconieri, attaccare i nemici, cioè veramente. Ok, allora. Allora, l'incendio c'è. Ok, l'invisibilità è un'ottima cosa. Correndo da mammina. Chi è che si diverte a far scherzi? Non è stato.
questo per te. Di giocare a predicatore. È difficile, ma ce la dovremo fare. Ma io non ce l'ho lo scudo. Oh sì. Vediamo un po'. Bisogna vedere un po', allora, Reveglio. L1 più R1. Vabbè, questa è l'invisibilità. Questo è R1. Ok, questo è L1, R1. Ho sentito qualcosa. Sì, ma non ce l'ho io lo scudo, da quanto... Reducto! Deve averti fatto male.
Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Confringo! Reducto! Oh, ti ho fatto male? Confringo! Smettila, aspetta! Andrà meglio la prossima volta! Un incantesimo reducto! Questo è il meglio che sai fare? Confringo! Madonna mia, raga! Confringo! Confringo! Non avevi alcuna possibilità! Dai, ma ragazzi, ma veramente! Cioè, è veramente difficile. Fatti vedere. Ti ho visto. La furtività proprio. Mamma mia, è difficilissimo. Un attimo. Ok. Mamma mia, raga, dobbiamo farcela adesso, perché veramente, cioè, è veramente difficile. Come on.
vergogno per te. Mi deludi. Guarderò la luce. Non ti è bastato? Redutto. Porca troia di una puttana! Ma non è possibile, cioè veramente. È veramente difficile, cioè, se non sei proprio brava, brava a giocare. Però, dai, piano piano. Quando invece dovreste unire le forze. Come singoli valiamo poco, ma insieme potremmo essere imbattibili. Fatti vedere. Ma come si fa? Allora, sbagliato. Facciamo così, va, perché... Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Quello che sta per succedere viaggerà. Redutto. Benissimo, raga, ce l'abbiamo fatta. Ora un attimo che vado a prendere il caricabatteria, un attimino.
Mi serve il caricabatterie perché sennò veramente mi si scarica il telefono e non posso far live, cioè nessuno mi può guardare, quindi adesso facciamo questo. Mettiamo sotto carica il telefono. Vabbè, stacchiamo un attimo questo. E ci mettiamo questo. Ok. Perfetto, Madonna, quanti fili. Ok. Adesso ci siamo. Ah, ho preso una cosa, non ci ho fatto caso. Allora, qui, inventario. Pietra di luna è un ingrediente usato nelle magie di evocazione. Perfetto, e poi? Equipaggiamento. Ah, occhiali? Wow, ma non mi piacciono. Via. Collezioni, che cos'è? Allora, cosa abbiamo preso? Abbiamo preso questi, ok. Adesso però devo raccogliere un po' di cose. Ok. È stata difficile, eh? Comunque ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo preso la collezione. Scagliatolino. Ok. Allora, di qua c'è una caverna, ho visto. Raga. Ok. Uno. So che ce n'erano altri là. Due. No, Dio. Poverini.
Ok, bisogna allenarsi ancora, quindi bisogna cercare i nemici, dove sono i nemici. Là ce n'è un altro. Via, Merlino. Allora. Andiamo di qua perché sono di qua i nemici. Mi si spegne sempre il computer, non capisco perché. Mi si spegne sempre. Ok, allora io come vi dicevo, qua c'è una caverna. Ho visto dei segnetti rossi, allora sono andata a combattere. C'è una caverna. Bisogna vedere cosa c'è dentro. Davvero intrigante. Raga, è una caverna. È una caverna. Madonna mia. Dove va? Wow. E che cos'è quello? Questa è una caverna. Però io prima di ammazzarmi vorrei andare a sconfiggere. Così mi tolgo. Ok. I prossimi dovrebbero essere di qua. Ma di nemici non ce ne sono più? Credo di non essere ancora pronta. Ah, non posso ancora andarci. Maledetto. Non ci posso ancora andare. E vabbè. Ma di nemici non ce ne sono più, perché devo ancora. La curiosità dei giovani, quando provano a soddisfarla, non va mai a finire bene, giusto? Incendio!
Ok, me ne manca ancora uno. Ancora uno. Ok. Me ne manca ancora uno per avere Expelliarmus. Andiamo a vedere. Inventario. Abbiamo preso i funghi e abbiamo preso anche pelo di lupardo. Allora, qui abbiamo combattimento. Abbiamo preso una nuova giacca. E qua ci vogliono ancora 20. Bisogna arrivare a 20 per prendere questo. Poi abbiamo preso le collezioni. Madonna, quante collezioni. Allora, collezioni qua. Abbiamo preso questo, che è pelo di puffer. Abbiamo preso lupo. Abbiamo preso la nuova giacca. E abbiamo preso lupo. Ah no, i funghetti abbiamo preso. Ok. Ah, c'è questo che però bisogna aspettare. Ok. Allora, sì, esatto. Mi dà Expelliarmus. Se faccio questo mi manca ancora un nemico per arrivare a 10 capriole e posso prendermi Expelliarmus. Quindi andiamo da qualche nemico. Vediamo un po'. Ok, il nemico laggiù. Sono qua. Chi è? Oddio. Che cazzo? No! Non mi ricordo di qua. No. Allora, dove li ha portato?
Dov'è il mostro? Ah, ok, mi ha portato. Quindi devo risalire. Allora, andiamo, perché intanto qua abbiamo fatto tutto. E mi serve il mostro. Eccolo là. Bisogna colpirla alla schiena. Porca puttana. Vabbè, andiamocene. Perché tanto l'ho già fatta, quindi abbiamo preso quello che volevo. Bene. Tanto questo mi serviva solo per prendere Expelliarmus, che adesso andiamo. Ah no, imprese duelli, cioè dovevo sconfiggerlo. Ma perché ti sei buttata? Vabbè. Ok. Adesso andiamo. Ho dovuto fare questi duelli qua proprio per prendermi Expelliarmus. Così abbiamo fatto questa missione che non riuscivo ad andare avanti. Adesso devo andare a frequentare la lezione difesa contro le arti oscure. Quindi andiamo al castello. Ciao Cobra, ciao! Finalmente sono riuscita a capire cosa dovevo fare, cioè dopo una settimana di assenza. Buonasera a tutti! Adesso va bene? Adesso dobbiamo andare a fare la lezione contro le difese oscure. Quindi siamo con Piton. Severus Piton. Ho sbloccato Expelliarmus. Sì, vabbè, lo so che non c'è, però comunque essendo contro le arti oscure io dico Piton lo stesso. Portato a termine tutto. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi assegnatimi. Ben fatto. Allora sei pronta per imparare Expelliarmus.
Presta sì! molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo. Bene, impariamo Expelliarmus, che potrebbe servire. Expelliarmus è una magia che praticamente serve per togliere la bacchetta all'altro mago. Nuovo incantesimo sbloccato. Il manichino è qui apposta. Missione completata. Bene, adesso Expelliarmus serve per scagliare la bacchetta. Allora andiamo qua. Ciao Cobra, a dopo. Abbiamo preso questo. Professoressa, ha un minuto? Certo, chi c'è? Magari un'altra volta. Magari. Lieta di vedere che pianifichi bene le tue azioni. Facciamo Expelliarmus. Dov'è? Revelio. Allora. Andiamo. Allora, non abbiamo nessun incarico, le abbiamo fatte tutte. L'unico che ci manca è il riposo di Cornacchia. E quindi andiamo da Cornacchia. Perché noi abbiamo Expelliarmus, scusatemi. Quindi andiamo. Dobbiamo andare dal riposo di Cornacchia. Che c'ero già andata. Però non avevo questa magia qua, da quanto ho capito. Quindi ci andiamo adesso. Tanto non abbiamo, diciamo, lezioni, quindi ci facciamo un bel giretto per Hogwarts, nei dintorni. Così stiamo un po' nel verde. Andiamo a vedere questa cosa qua. Di qua. Andiamo, perché bisogna vedere. Allora. No, perché ti sei fermata? Comunque questo gioco è bellissimo, cioè veramente stupendo. Io non vedevo veramente l'ora che uscisse, perché
Io sono veramente una fan al 100% riguardo a Harry Potter, riguardo alla J. Rowling, che è la scrittrice che ha fatto Harry Potter, che ha scritto Harry Potter e che poi ha fatto anche il film, quindi. E non vedevo veramente l'ora che arrivasse questo gioco, ma non è tanto perché lo prendevano tutti, ma è proprio perché a chi piace le avventure. Sconfiggere animali, fare pozioni, cioè comunque sia ti entra nel sangue questa cosa qua, cioè ti entra veramente nel sangue sta magia e mi hanno adocchiato, no, ok, e quindi è veramente stupendo questo gioco. Grazie a chi mi sta seguendo e io vi ringrazio tantissimo. Se volete comunque farmi domande, sono a vostra disposizione per rispondere. Non fatevi problemi, io Eccomi, come promesso. sono qui apposta per rispondere alle vostre domande. Se avete dei dubbi su questo gioco o anche. Salve di nuovo, Richard Diciamo Cornacchia. riguardo me, Mi no, sorprende perché vederti qui. È proprio adesso questo Gryffondor a è sfidare Richard la foresta Cornacchia. proibita per inseguire l'avventura. Ben detto. Allora, che si fa adesso? Seguimi. Ti accompagnerò il più in là possibile. Ma confesso che gradirei non rivedere il luogo della mia dipartita. Tieni gli occhi aperti e cerca una vasca per uccelli. Quando la trovi, di intramuros. È latino. O greco. Come Ok, puoi allora. immaginare, non ascoltavo Adesso noi molto dobbiamo a andare lezione. con lui che ci Andiamo? fa vedere una cosa. Dobbiamo stare veramente, 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 Per cercare qualche esordio oltre veramente, alla vasca per veramente molto, uccelli? molto attenti Sì, perché comunque, alcuni punti di riferimento, un ponte di pietra, diciamo, una cascata e, se ricordo bene, un lago. bisogna Mi sei stare stato molto molto utile, attenti. grazie. Avendo sbloccato Expelliarmus, noi possiamo andare È con sorprendente Cornacchia. quante cose mi stiano tornando alla mente, purtroppo. Sì. Sai una cosa? Più ci avviciniamo, più cose ricordo. Probabilmente è meglio che lasci fare a te. Prosegui sul sentiero e vedi se riesci a trovare la vasca per uccelli. Ma Adieu. Forse questo è latino. O è greco? ci sono tanti nemici qua, ci sono tanti tanti nemici. Questa è la foresta proibita. Non mi resta che proseguire. Ma bisogna stare molto molto attenti perché ci potrebbero essere degli animali o non lo so chi. Eccolo qua, il laghetto. La cascata. Per essere un ladro, Cornacchia è incredibilmente di parola. Ok, adesso bisogna. Ah, ok, pensavo che era un. Loro non fanno del male a nessuno, però. Però qua si può prendere un animaletto. Vabbè, poi ci andiamo. Adesso dobbiamo andare qua dove lui ci ha chiesto. Eccolo qua il laghetto. Questo posto ha un che di stranamente solenne. Creature maestose, i cervi. Bisogna trovare la grotta in cui è morto questo ragazzo. Ora, la grotta dovrebbe essere qua. Tomba. Esatto. Eccolo, è proprio come l'aveva descritto Cornacchia.
Questa è la tomba. Sì, questa, scusatemi. Qua c'è la tomba di questo ragazzo. Intramuros. Oh mamma. Dove mi porterà? No. Che ci fai così lontano da casa? Rangrock sapeva no. che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. All'attacco! Ci vorrà molto. Questo è meglio che sai fare. Non me l'aspettavo. Ma non me l'aspettavo sta cosa qua. Non me l'aspettavo proprio. Eccolo. È proprio come l'aveva descritto Intramuros. Non me l'aspettavo proprio, eh. Che ci fai così lontano da casa? Rangrock sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. All'attacco! È veramente difficile, più si va avanti più è difficile, c'è una cosa allucinante. Eccolo, Intramuros. È veramente... Ok. È veramente allucinante, eh? Che ci fai così lontano da casa? Rangrock sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. Beh, prima o poi ce la farò, ora. Eccolo, è proprio Intramuros. No.
Che ci fai così lontano da casa? Ragnarok sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello. Sì, sì, va bene, ok. Porca miseria. Cioè, non... il bello è che non c'ho manco delle vite. Cioè, non posso fare niente con senza vite. Perché mi si spegne sempre il computer? Scusate, ma a me mi si spegne sempre il computer. Ecco, anche sbagliato. Oh. Bene. Andiamo. Eccolo, è proprio intramuros. Vediamo un po' se riusciamo, perché qua la situazione è lunga! Che ci fai così lontano da casa? Ragnarok sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo! Però poi ce la farò, è promesso. Allora, equipaggiamento. Vediamo. Ma non ce l'ho lo scudo. Cambiamo pacchetto. Però non ce l'ho lo scudo io. Inventario, no. Allora andiamo, speriamo di sconfiggerli perché io mi sto leggermente arrabbiando. Eccolo, è proprio intramuros. Rebelli. Che ci fai così lontano da casa? Ragnarok sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. All'attacco! Ah!
Non c'è pericolo che tornino da Rarrock, direi. Ora vediamo dove mi ha condotto Cornacchia. Grazie, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, avete visto, no? Dopo tanto ce l'abbiamo fatta. Dove ci porterà? Vediamo. Entriamo nella tomba di Cornacchia. Oh, Madonna. Trova le pagine mancanti. Ma davvero? Le pagine sono sul corpo di Cornacchia da qualche parte in questa grotta. La situazione comincia a essere molto familiare. Quanto sarà grande questo? Ok. Allora, io non lo so, ma allora, le pagine mancanti, bisogna prendere. Deve esserci un collegamento tra queste rune e l'apertura della porta. Ok, allora di qua dove si va? Da nessuna parte. Allora, qua ci dovrebbe essere un collegamento. Abbiamo fatta la prima, cioè miracolo, eh. Quella deve essere la mia destinazione. Wow. Qualcuno voleva tenere lontani i visitatori occasionali da questo posto. Chissà se posso usare qualche incantesimo per superare questo ostacolo. Incendio! Beh, è l'unico. Oh. Expelliarmus! Incendio! Non me l'aspettavo questa, eh. Non me l'aspettavo proprio. Cosa facciamo? Ci riproviamo? Ah, li abbiamo sconfitti. Ottimo. Ora.
quelli, non mi tocco di sicuro. Yeah. Ok. Incendio. No. Di nuovo ricominciare da capo. Ok. Colpisci un ragno in fiamme per farlo esplodere. Quello che ho fatto. Quindi basta. Ok. Ora, dove dobbiamo andare? Di qua? Sì. Oh mamma. Ecco. Maremma. Ok. Cosa devo prendere? Questo. Andiamo di qua. Devo prendere questo. E andiamo giù, che ce ne sono altri. Stai giù, Rocky, per favore, eh. Stai giù, stai giù, stai giù, stai giù! Ci sono delle ricompense nascoste. Uno.
Qua che cosa c'è? Chissà se c'è un modo per spostare quella piattaforma. No. Adesso io devo andare di qua. Un altro rompicapo. Beh, se l'ha risolto Cornacchia, ci riuscirò anch'io. Bene, ce l'abbiamo fatta. No. Forse il prossimo simbolo è nascosto da qualche parte. Allora, se il prossimo simbolo è nascosto da qualche parte. Dietro la roccia, ecco il simbolo. Che non mi torna. Allora io devo andare di qua prima di tutto, perché devo andare laggiù. Ma una cosa è certa, manca qualcosa. Ribelli. Allora. Cosa devo fare? Incendio! Forse il prossimo simbolo è nascosto da qualche parte. Non so, voi sapete aiutarmi? Nel senso, sapete cosa bisogna fare? Cioè, perché io devo aprire questa porta per andare avanti? Però devo... c'è un trucco sicuramente, perché... Però, allora, io... Ah! Ah, ecco! Ah. Mi fanno male le orecchie con queste cuffie. Bisogna stare attenti perché magari nella mappa mi dà qualche... Essendo che siamo nella tomba di Cornacchia. Magari mi dà qualche animale da uccidere. Fatto pieno di ragni. Minchia, chi è aracnofobico qua non ci viene, eh? Con tutti questi ragni. Allora, un forziere intatto. I tuoi scomparti per recuperare su a fondo questa caverna sono pieni. Ah, ok. Niente. Allora andiamo di qua.
Andiamo di qua che... Ok. Andiamo qua. È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Meno male che Cornacchia non è caduto. Sono caduta io. Però io non devo andare qua. Io devo andare dall'altra parte. Questa è la porta. Allora, vediamo. Io devo andare lì, quindi mi fa passare. Ok, allora sì, era giusto. Andiamo di qua. Io sono salita di qua, quindi devo andare di qua. Sono scesa di qua, quindi si è su. Giusto. Sì, perché io di qua non ci posso andare. È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Sì, brava, cerca di non cadere te. Sì, ma come faccio a prenderla? Incendio! Fanculo! Ho capito. È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Sì, va bene, ho capito. Ok. Ah! Mamma mia, e chi ce la fa qua? Ma di nuovo. È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Incendio!
Minchia, non ti danno manco il tempo, cioè. Comunque, ragazzi, io per il momento vi lascio qua perché tra un po' arriverà. Voi sapete chi in live. Quindi io per il momento stacco in modo che anche, diciamo, la PlayStation si raffredda un pochino prima che qualcuno venga in live. E verso le 11:30, se volete potete andare a vedere la live di Cobra, perché lui a quell'ora sarà in live. E io vi auguro una buona serata e grazie a chi mi ha seguito, che prima eravamo 5, poi eravamo 3, 2, va benissimo. Conoscete benissimo il mio canale, io sarò sempre qua con voi su Hogwarts Legacy quando potrò, perché comunque il mio lavoro è da impegni, quindi faccio le live appena posso. E niente, se volete c'è anche il mio canale, mi chiamo Elena Podestà su YouTube. Su Twitch Elena Pod, dove metterò tutte le mie live, e su Facebook ho la mia pagina Facebook Elena Podestà, che sarebbe Nene93 come gaming. Quindi io vi saluto e vi auguro una buona serata, ci vediamo alla prossima con Hogwarts Legacy.